Allora, mi sono spostata principalmente per il progetto giovanile con l'Under 18, infatti abbiamo avuto una grossa crescita perché siamo riusciti ad arrivare anche alle finali nazionali, però comunque il livello lì è cambiato e non si è riuscita a passare. Io, ecco, ho giocato la Serie C e ogni tanto facevo qualche entrata in B2 e ecco, la Serie C abbiamo fatto una grossa crescita, abbiamo fatto un buon campionato e in B2 appunto siamo salite in B1, quindi ecco, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Allora, ho iniziato all'età di 14 anni, sono andata appunto nel progetto Valtellina e lì ho conosciuto, diciamo, l'ambiente in B2, entrando appunto da titolare e il mio allenatore era Andrea Colombo, infatti ecco, è grazie a lui se, cioè, lo voglio ringraziare. E diciamo da lì l'anno dopo ho fatto comunque riserva come opposto in B1 e lì diciamo ho avuto modo di conoscere nuove ragazze, ragazze con grande esperienza che mi hanno aiutato molto nel mio percorso. Sì, allora inizialmente ho fatto l'opposto, appunto perché sono mancina e dopodiché mi sono cimentata nella banda, nel ruolo di banda l'anno scorso, iniziando appunto a ricevere seriamente. È stato abbastanza difficile, più che altro perché la ricezione è, diciamo, un punto in più, ecco, però sono riuscita ad affrontarla, ecco, e quindi mi sono abituata ad essere uno schiacciatore. Mi sembra comunque una società molto organizzata e comunque che ci tiene alle ragazze, che comunque sperimenta la crescita, soprattutto delle giovani. E ecco, sono motivata perché appunto mi sembra una bella categoria quella in cui partecipano e mi aiuteranno molto loro, credo, perché comunque anche quando ero in B1 con le altre ragazze ho sperimentato, ecco, sono riuscita a crescere grazie a loro e mi sono trovata anche bene, comunque comunque sono tipo delle mamme, ecco, sono ragazze grandi che ti aiutano, ti incitano a spingere a migliorarti. Sì, ecco, Caterina Bosetti, diciamo, mi ispiro molto a lei, però sì. Lei, vabbè. Perfetto.